perché veramente questo è l'ultimo anno, spero e mi auguro, perché noi siamo stati completamente abbandonati. E i fatti e gli episodi che si sono verificati negli ultimi giorni legati a situazioni, capisco, di criticità non ordinaria, però fanno emergere una disattenzione da parte del livello centrale nei confronti delle province. Questa disattenzione, questo taglio, io ho dato un prospetto riepilogativo semplicissimo. Noi quest'anno abbiamo restituito a livello centrale 18 milioni di euro. Potete immaginare, io non dico questo taglio, rimodularlo, non eliminarlo, ma se solo avessimo avuto la disponibilità di una parte, di qualche milione di questi 18, per poter fare le attività di ordinaria manutenzione sulle strade e sulle scuole, almeno quello ci fosse stato concesso, la rimodulazione del taglio non è avvenuta. E oggi stanno parlando di una legge di stabilità che non prevede la rimodulazione del taglio. Io ringrazio i sindaci perché è un atto di responsabilità darmi la possibilità di approvare questo bilancio, significa avere la possibilità di prelevare dal fondo di riserva, di raschiare il fondo e utilizzarlo per le emergenze stradali. L'unica attività che noi possiamo fare in queste settimane. Dopodiché io l'appello che faccio a tutte le forze, di tutti i colori, a tutti i movimenti, mettete mano alle province, ma fatelo seriamente, ma non per gli organi che rappresentano le province, perché noi siamo qua a titolo gratuito con una responsabilità enorme, ma dateci la possibilità di operare. Ci avete lasciato delle funzioni pesanti, ci avete tolto tutte le risorse. Io credo che questo sia vergognoso, io mi vergogno. Quindi l'appello che faccio a tutti affinché si rimoduli al più presto. Mi sarei aspettata la rimodulazione del taglio adesso, con questa legge, non ci sarà. Quindi oggi approviamo un bilancio, raschiamo il barile, lavoriamo sulle strade provinciali con i comuni, perché c'è un grande senso di responsabilità, e chiedo un atto di responsabilità a tutti quelli che oggi sono seduti in quel livello di governo centrale, e che mettano mano alla finanza delle province, non all'organizzazione, perché può anche stare così, assemblea dei sindaci, presidenti gratuiti, va bene, ma lasciateci i soldi. Lei ha anche smentito che il bilancio sia stato salvato dalla vendita delle quote del portafoglio al gruppo Gavio. Eh sì, no, perché la faremo la vendita, meno male, ma la vendita ci servirà l'anno prossimo per ripianare eventuali disavanzi, per coprire alcune spese in conto investimenti. Ma le vendite si fanno una volta sola, non si può pensare di gestire le strade con le vendite di quota azionaria, eh? Siamo ridicoli.